E cambiare stile di vita può avvenire in tanti modi, ad esempio possiamo cambiare stili di acquisto. Adesso vi portiamo a Potenza in una vecchia stazione che è stata riconvertita in un modo molto speciale. Ce lo racconta Sara Lorusso della TGR Basilicata. Si chiama scambio logico e porta nel nome il senso del percorso messo in piedi da Legambiente a Potenza. Scambio ferroviario, risalente alla fine dell'Ottocento, recuperato e reso efficiente dal punto di vista energetico. Biologico, con il mercato di prodotti di filiera corta e certificata. Luogo di cambiamento, per le pratiche antispreco e di sostenibilità. Nella struttura, nata nel 2016, a partire da un bando di fondazione con il Sud in collaborazione con RFI, anche spazi per convegni e aperitivi sostenibili. Noi siamo ambientalisti, quindi per definizione siamo degli inguaribili ottimisti, però sì, in effetti un po' ci ha stupito, nel senso che non ci aspettavamo crescita così grande, consenso così vasto e un apprezzamento quotidiano di tanti cittadini, tanti amici, tante persone che vengono qui con la consapevolezza di avere dei prodotti di grande qualità, di acquistare il cibo e non la chimica e di contribuire così a questi piccoli cambiamenti che possiamo generare nel mondo. E questa è l'arma dei cittadini. Sembra un portafoglio, ma in realtà è un'arma potentissima perché noi con questa possiamo condizionare il mercato. Anche la scelta di poche persone spesso condiziona poi le scelte del mercato e dobbiamo fare la nostra parte, ognuno deve fare la sua parte. 100 aziende presenti sugli scaffali, di cui 80 lucane. Prezzo equo per i produttori, certificazione per il consumatore. Chiaramente c'è una fidelizzazione di persone che partecipa a questa operazione, a questa sfida, ritenendo di essere anche protagonista in qualche modo di questa sfida stessa.